Ciao amici nottambuli, stanotte parliamo di spaghetti western. Frank Walker e Tony Anthony, un dollaro tra i denti. Regia di Luigi Vanzi, 1967. Questo è un film parecchio particolare, secondo me è stato un esperimento cinematografico. Poi se si tratta di un esperimento riuscito o meno, non sta a me dirlo. Posso dirvi che impressione mi ha fatto, se mi è piaciuto. Un esperimento che, da quello che ho capito, prende ispirazione da alcuni elementi di Sergio Leone, ovvero i silenzi. È un film essenzialmente silenzioso, non ho contato le battute degli attori, ma non sono tantissime. Forse gli sceneggiatori non avevano voglia di scrivere dialoghi, o hanno pensato a protagonisti taciturni. Il regista è Luigi Vanzi, in arte Vance Lewis, è un dollaro tra i denti, fa parte di una trilogia, sempre col medesimo personaggio, Lo Straniero, sempre interpretato da Tony Anthony. Un uomo, un cavallo, una pistola, è Lo Straniero di Silenzio. Sperando però che siano meglio di questo, perché, detto sinceramente, un dollaro tra i denti è soporifero. Se l'idea era quella di ispirarsi ai silenzi di Leone, doveva essere capace di riempire il silenzio con qualcos'altro. Leone ci riesce, Vanzi secondo me no. Nonostante sia un film discretamente d'azione, qui abbiamo lo straniero che aiuta il bandito Aguila, cioè Frank Wolf, ad impossessarsi del solito baule d'oro. Non voglio svelarvi come avviene questo furto, ma qui ad esempio non c'è nessuna tensione e nessuna scena d'azione e capisci subito che il film parte male. Una volta preso il bottino, Aguila decide di non spartire con lo straniero e gli dà pure una lezione. Lo fa menare dai suoi uomini. Dopo essersi ripreso, lo straniero decide di vendicarsi e seguire Aguila ed i suoi scagnozzi. Da questo momento i dialoghi sono quasi assenti e potete assistere ad un'ora buona di fughe continue dello straniero attraverso vicoletti notturni, cunicoli, nascondigli vari dove aspetterà il nemico. Peccato che Vanzi non riesce a trasmettere un minimo di tensione. Frank Wolf sprecato. Forse questa volta sono severo, ma ovviamente sul mio canale vi racconto le mie impressioni. Qui il soggetto è inesistente, tantomeno ci sono dialoghi, musiche pallosissime che potevano riempire i silenzi, invece nemmeno queste. Insomma, una roba del genere non l'avevo vista mai. Esperimento, chiamiamolo così, mai riuscito. Non ve lo consiglio. Non venitemi a dire che questa è un'opera intellettuale, che bisogna comprendere una certa chiave di lettura. Ve l'ho attaccato ferocemente dai fans di Luigi Vanzi, in ogni caso vedrò anche gli altri suoi film, che può darsi pure potrei trovare migliori. Disponibile sulle piattaforme digitali e se proprio volete farvi male su DVD e addirittura Blu-ray. La colonna sonora è disponibile su un CD compilation che comprende anche un altro film, Adios Gringo, con Giuliano Gemma. Altrimenti è disponibile su un unico CD di edizione giapponese. Per questa pellicola ho detto tutto, ci sentiamo al prossimo video, ciao amici nottambuli!